Cari clienti, siamo finalmente pronti per la nuova campagna Leale 2023-2024. I preparativi del frantoio sono terminati e siamo pronti per mettere in moto le macchine. Come sapete, per produrre alta qualità bisogna stare attenti a tutti i minimi dettagli. Prima cosa, sanificazione. Le macchine devono essere sanificate, pulite, l'ambiente è sterile, altrimenti l'olio ruba tutti gli odori e automaticamente li andrai a risentire quando lo consumi a tavola. Noi su questo siamo puntigliosi, per questo siamo attenti a tutte le fasi per garantire l'eccellenza. Il frantoio lo conoscete, come sapete questa è la zona lavorazione, qui ci sono le gramole dove la pasta di olive viene rimescolata in assenza di ossigeno, dalle gramole si passa al decanter, il decanter poi manda l'olio ai separatori, l'estrattore finale. Noi dall'estrattore finale non lo usiamo quando facciamo l'olio per i nostri clienti perché evitiamo un passaggio, quindi evitiamo ulteriore ossigeno ed eventuale riscaldamento. Quindi noi dal decanter lo mandiamo direttamente nella sala di imbottigliamento. Siamo qui nella sala dove stocchiamo l'olio prima di essere filtrato. Qui l'olio va nelle cisterne, lo facciamo decantare un paio di giorni, poi lo filtriamo. Una volta filtrato l'olio viene mandato all'altra sala dove viene confezionato. Questo è un filtro a cartoni dove non si troverà più il residuo di morchia sotto i baking box, perché era un problema molto ricorrente, abbiamo risolto. Poi filtrando l'olio si mantiene più nel tempo, si sentono più i profumi, perché la morchia poi che si va a depositare non va in fermentazione. Chiaramente se qualcuno lo vuole non filtrato si può sempre fare, però io consiglio di consumare l'olio filtrato. Niente, di qui poi c'è passa alla sala confezionamento, chiaramente sempre tramite tubazioni di acciaio, come potete vedere, tutto collegato tramite acciaio in assenza di ossigeno. L'olio non vede mai l'ossigeno, da quando l'oliva viene schiacciata non vedrà mai l'ossigeno, fino a quando arriva sulle vostre tavole. Per questo poi lo confezioniamo anche nei B-box, abbiamo eliminato le casche latte, è già da un annetto, perché vogliamo che mentre l'olio viene spillato a casa non deve entrare ossigeno, quindi fino all'ultima goccia che c'è all'interno del baking box l'olio manterrà la sua fragranza, i suoi profumi come appena è stato infranto. E nella linea di imbottigliamento passa qui alla sala confezionamento. Questa è la nostra sala confezionamento, diciamo sono tre cisterne dove c'è l'olio delicato, l'armonico e il deciso, perché come sapete da quest'anno abbiamo tre varietà di olio, che avevamo iniziato già l'anno scorso, però quest'anno ci siamo specializzati ulteriormente, così possiamo soddisfare tutti i vari palati. Per chi ha già prenotato l'olio, da circa il 15 ottobre inizieremo le spedizioni. Per chi non l'ha ancora prenotato, consiglio di farlo perché si è ancora in tempo. Chiaramente, come dico sempre, l'olio che produciamo ad ottobre è vero che ha un prezzo più elevato, però se volete l'eccellenza dovete prenotare l'olio che facciamo ad ottobre, fino a fine ottobre, primi di novembre. Poi certamente avremo l'extravergine di alta qualità, ma questa qui è l'eccellenza. Quindi anche se spendete qualche euro in più, per me non vi dovete far problemi, perché ti fai una scorta, ce l'hai per tutto l'anno e sai di mangiare salute per tutto l'anno. Tutto qui, vi ringrazio, ci vediamo, vedo di farvi un video nell'uliveto domani mattina che iniziamo la raccolta. E niente, grazie per chi ha prenotato, grazie per i clienti che prenoteranno, chi non ha prenotato non fa niente, ci risentiremo più in là. Un saluto a tutti.